evento TV ha incontrato l'attore Luigi Pisani nella sua casa d'Agnone, uno dei tanti incantevoli luoghi del Cilento. Nato nel 1981 ad Agropoli, Luigi Pisani trascorre la sua adolescenza ad Agnone, trasferendosi all'età di 18 anni a Roma per iscriversi inizialmente alla facoltà di economia all'Università La Sapienza ed abbandonandola successivamente per dedicarsi alla sua vera passione, il teatro. Si iscrive così alla Scuola d'Arte Drammatica Teatro Azione di Roma, dove si diploma nel 2005 ed a partire da quel momento le esperienze teatrali cominciano ad intervallarsi con quelle televisive, fino ad approdare al successo cinematografico con il film di Mario Martone Noi Credevamo, che lo ha visto protagonista nel ruolo di Salvatore, uno dei tre cospiratori e rivoluzionari del colossal sul risorgimento italiano. Passando da un successo all'altro, Pisani esprime la sua professionalità attoriale anche sugli schermi televisivi Rai, entrando a far parte dell'ambizioso progetto di Massimo Ranieri, che dopo 33 anni ha riportato il teatro in televisione. Pisani ha così interpretato il ruolo di Umberto in Filomena Marturano, andato in onda nel novembre del 2010, ed il ruolo del dottore in Napoli Milionaria, una delle quattro famose commedie di Edoardo De Filippo, affiancando nomi noti e celebri quali Massimo Ranieri e Barbara De Rossi. In una calda giornata primaverile, Luigi Pisani ha parlato ai nostri microfoni di questo e di altro ancora. L'idea di riportare il teatro in televisione mi è piaciuta da subito moltissimo, essendo io nato in teatro, e quindi l'ho abbracciata e mi ci sono tuffato con grande passione ed emozione. La protagonista di Filomena Marturano era la grandissima Mariangela Melato, quindi è stato un onore anche recitare al suo fianco. Interpretavo Umberto, uno dei tre figli di Filomena, e Napoli Milionaria interpreterò il ruolo del dottore, e la protagonista femminile è invece Barbara De Rossi. Insomma, è stata un'esperienza meravigliosa per la grandezza di questi attori, e sono contento di questo. Quando era piccolo Luigi, gli domandavano cosa farei da grande, cosa rispondeva? Il pompiere sicuramente, mi piaceva molto l'idea che qualcuno potesse spegnere il fuoco. Come si fa a decidere di passare dall'università, dagli studi di economia agli studi di recitazione, quindi di arte drammatica? Sì, in parecchi si devono prima chiedere come si fa a passare agli studi di economia direttamente avendo fatto il liceo classico. Si fa che si pensa, ma che devo fare, non lo so, a 18 anni il mio futuro è incerto. Mio zio fa il commercialista, bene, allora a Roma. Allora forse il futuro può essere pianificato meglio se scelgo economia. Alla fine, dopo 3 anni, ho lasciato più da parte la razionalità e mi sono dedicato più al mio cuore, alla mia indole, alle mie passioni. Ecco. Il cambio di studi e quindi sicuramente poi quello che sarà stato un cambio proprio di vita tua, come è stato recepito dalla tua famiglia? Beh, all'inizio con grossi dubbi e perplessità. All'inizio non ho neanche comunicato subito la decisione di voler abbandonare gli studi, e per, diciamo, far passare la cosa in maniera più indolore ho detto, ah va bene, allora guarda, cari mamma e papà, potrei iscrivermi alla facoltà del DAMS, e così facciamo questo passaggio naturale. Ho fatto anche il test d'ingresso, superato, quindi diciamo sarei potuto entrare al DAMS, però non era una vera e propria volontà di voler intraprendere un nuovo percorso accademico universitario, perché veramente la scuola di teatro mi aveva preso molto. E poi nel 2005, appena ho finito, mi sono diplomato alla scuola di teatro, ho cominciato veramente subito, fortunatamente, a lavorare in teatro, quindi sono passato subito al lavoro pratico, e questa cosa anche ha facilitato poi i miei nell'accettazione della mia decisione. Quali sono state le difficoltà che hai trovato nel momento in cui c'è stato il vero approccio con il teatro?
Diciamo che le difficoltà le incontri all'inizio e pensi che siano quelle più grandi che incontri perché è l'inizio. Poi ti rendi conto, facendo questo mestiere, che è un mestiere fatto di fatica, sudore, e ogni giorno incontri difficoltà. Dallo Stato italiano vengono difficoltà, arrivano le difficoltà perché c'è un chiaro segnale di contrasto a tutto ciò che è arte in questo periodo, soprattutto a tutto ciò che è arte, che è cultura, e quindi quella è già una prima grossa difficoltà. E poi nel piccolo, proprio affrontando le esperienze lavorative, ti rendi conto che è un mondo in cui c'è molta voglia di arrivare, però questa voglia di arrivare è spesso prevarica agli altri. E questo, diciamo, è difficile da accettare, soprattutto per una persona che ha un'indole invece completamente diversa, molto più altruista. Quindi ti devi anche attrezzare un po', e ti cambia un po' fare questo mestiere, ti fa essere più, anche ti fa diventare un po' più deciso e anche a volte un po' più determinato. Non voglio dire più cattivo, ma quasi a volte. Quali sono i valori che hanno maggiormente importanza per Luigi? Sicuramente il valore della famiglia è molto importante. Sono cresciuto in una famiglia del sud classica, quindi molto allargata. Ho tantissimi, oltre ai miei genitori, ho tantissimi zii, anche dei cugini di secondo grado, terzo grado, che considero proprio la mia famiglia in senso stretto. Questo valore sicuramente me lo porto dietro naturalmente. E poi facendo, ripeto, questo mestiere si scoprono nuovi valori che hai dentro e magari prima avevi inespressi. E quindi la lealtà, secondo me, è importantissimo come valore. Amicizia e amore. L'amicizia è fondamentale per me, quindi ho un amico conosciuto a Roma che considero quasi un fratello, si chiama Alfredo, e ci ho vissuto per 10 anni a Roma e la nostra amicizia è cresciuta moltissimo. A Roma ho tutte le amicizie principali, quindi ho conosciuto dei ragazzi meravigliosi sia all'università sia alla scuola di teatro, e me li porto ancora dietro, quindi è un valore molto importante. Poi quelli veri restano sempre. E a conferma di ciò ti dico anche che dal liceo c'è un ragazzo di Ogliastro Cilento che si chiama Cristoforo, compagno di banco mio al liceo, e ancora oggi ci sentiamo e ci sorprendiamo del fatto che dopo tanti anni continuiamo questa amicizia. Però quando i rapporti sono veri, reali, leali, quindi mi ricollego anche a quello che ho detto prima, restano, assolutamente restano. L'amore, ho vissuto una storia abbastanza, travagliata tra Agnone ed Agropoli nei primi anni di liceo, e poi quando sono andato a Roma mi sono un po' liberato da questa cosa, e da lì poi invece, tramite proprio il teatro, ho conosciuto la mia attuale ragazza, e vivo con lei adesso a Roma, e quindi è un punto di riferimento molto importante per me. Lei fa l'attrice, quindi possiamo confrontarci sul nostro mestiere, sì. E lei purtroppo fa l'attrice di teatro, dico purtroppo perché è molto faticoso anche, partire in tournée, quindi separarsi per lunghi periodi, e quindi le distanze si sentono, però siamo abbastanza bravi, cerchiamo di venirci incontro compatibilmente con gli impegni di ognuno di noi, e quindi si chiama Giulia. La salutiamo. La salutiamo, sì. Volendo concludere, un'ultima domanda, ed è una domanda abbastanza seria. Mi piacerebbe sapere qual è il tuo concetto sulla politica. Come intendi tu la politica e come vedi la politica attuale? La politica attuale è molto molto amara. Quindi ti lascia veramente vedere i politici parlare ti lascia un senso di spaesamento e amarezza vera, perché le idee
non vengono più espresse in maniera calma, pacata, quindi non c'è più un reale confronto, ma c'è sempre uno scontro, le idee vengono urlate e senza arrivare mai, ma dico mai, ad una soluzione. È un paese che a mio avviso sta andando verso un baratro sempre più profondo. Ogni giorno pensiamo che sia il giorno peggiore, in realtà i nostri politici ci portano l'indomani in un giorno ancora peggiore e questa cosa è molto appunto amara. La mia idea di politica è di una politica, prima di tutto un valore, ripeto, la lealtà, che manca completamente. Mancano completamente le idee sul fattive e concrete, e soprattutto da 20 anni a questa parte c'è una tendenza ad omologare tutte le idee, tutte le menti, e una voglia da parte dico attualmente anche del nostro governo, che vuole assolutamente piallare tutto ciò che è idea, tutto ciò che è passione, tutto ciò che è cultura, che è qualcosa di vivo, vitale, che serve assolutamente al nostro paese per andare avanti. La politica dovrebbe invece analizzare i vari periodi storici, imparare dal passato, e sembra sempre che non impari nulla dal passato, e proporre qualcosa di fattivo, ma non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. Io credo che la vera rivoluzione debba essere prima di tutto culturale e debba partire dai giovani proprio, che hanno questi impulsi e questi istinti. Secondo me il film Noi Credevamo parte proprio da questo assunto, cioè che i giovani, le passioni, le idee dei giovani devono assolutamente dare slancio e vitalità a questo paese, così come fecero i giovani di 150 anni fa. Sarà un paese nato su radici malate, però è nato grazie a quei giovani che hanno dato la loro vita. Ecco, spendiamo la nostra vita non morendo, ma spendendola tutti i giorni per migliorare questo paese. Il sogno nel cassetto. Arrivare ad un successo costruito col sudore, anche tra 10 anni, non demordo. Spero che appunto questo percorso che ho intrapreso possa continuare con questa passione, con le mille difficoltà che ci sono, e quindi che io possa arrivare tra 10 anni a dire sì, faccio l'attore di cinema, teatro, televisione, ma lo faccio perché sono 15 anni che sudo per farlo. Questo secondo me è il successo che dura, l'altro per me lascia il tempo che trova. Quindi noi ti auguriamo di poter raggiungere questo successo, di poter realizzare questo sogno, ci auguriamo di doverti ancora intervistare tante tante altre volte, insomma, per ogni tuo successo, e ti ringraziamo per averci accolto qui a casa tua ad Agnone. Ciao e alla prossima. Ciao, grazie a voi, alla prossima, ciao.